Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. Prosegue il viaggio del canale Undersea Time attraverso quell'orologeria non convenzionale che non si trova nei poster lungo gli aeroporti, non si trova nelle pagine dei giornali patinati in giro per il mondo, piuttosto che nelle pubblicità di Natale o al polso di qualche partecipante del Grande Fratello, ma va cercata, scoperta, capita. Ed è solo per coloro che hanno una passione vera in questo mondo. Questo viaggio oggi prosegue attraverso l'analisi di un orologio prodotto in maniera semi-artigianale da un amico che chi segue Undersea Time conosce già. Si tratta di Andrea Coppola, un orologiaio partenopeo a circa la mia età, e divide la propria vita tra famiglia e continuo approfondimento, continuo studio, continui corsi nel mondo dell'orologeria, oltre ovviamente quello che è il suo lavoro, e cioè occuparsi della revisione di orologi pregiati, da gli orologi di lusso più convenzionali fino ai super complicati. A tempo perso, Andrea ha trovato una nuova chiave di lettura della propria passione. Infatti, da qualche anno a questa parte, lui ricerca in giro per il mondo, nei vecchi capannoni polverosi svizzeri in particolare, dei residui, degli avanzi di magazzino, dei pezzi di ricambio che non verranno probabilmente più usati. E cosa fa? Li reinterpreta, li aggrega, li completa con il suo lavoro artigianale e fa nascere delle piccolissime tirature, facendo sì che quelle componenti tornino ad avere vita. Quelle componenti che ormai sembravano destinate ad essere dimenticate. E questo è il caso di quello che è successo anche questa volta. Andrea, infatti, qualche tempo fa ha scovato una partita di casse NOS, quindi New Old Stock, mai usate, realizzate da un'azienda molto nota nel settore degli orologi subacquei fino agli anni 90, la MRP, e da lì, da questa tavola bianca, se così possiamo chiamarla, è nata l'idea. L'idea di riportare alla luce, nella reinterpretazione naturalmente dell'artista, un orologio che si era perso nel tempo, che sta diventando tra gli appassionati molto raro da trovare, il Tag Heuer Night Diver. Un orologio che veniva prodotto negli anni 90 con calibro al quarzo all'epoca e che si caratterizzava per avere un quadrante full lume. Ma per far sì che quella cassa, quella tavolozza bianca diventasse un orologio funzionante, si paravano di fronte ad Andrea alcune sfide importanti, alcuni tasselli da ricomporre, in particolare quello dei movimenti che si dovevano adattare alla forma particolarmente sottile della cassa d'epoca. Ed allora ecco spuntare due particolari forniture, entrambe su base ETA 2892, il movimento premium del colosso svizzero, marchiato in questo caso Universal Geneve e Longines, quindi il top delle finiture su quello che era già il top del movimento. Naturalmente calibri fermi da tanto tempo, quindi Andrea ha dovuto completamente revisionarli, rilubrificarli, regolarli nuovamente, controllare che tutto andasse bene. Ma non era finita qua. La sfida più importante era quella del quadrante, realizzato artigianalmente e tra l'altro in un periodo molto particolare, quello del Covid. Quello del Covid che era segnato dall'assenza di forniture, di tutta una serie di elementi, assenza di forniture che tra l'altro, questo lo dico per cultura generale, continuiamo a trascinarci anche ora. Adesso c'è un'ulteriore emergenza per quanto riguarda il mondo dell'orologeria, che è l'assenza degli acciai. Ma questo è un altro discorso che approfondiremo
Più in là io credo che nelle prossime settimane andrò in Svizzera a visitare alcune fabbriche, non da produttore ma da youtuber, quindi porterò dietro la macchina fotografica e faremo tutta una serie di analisi insieme che poi porterò sul canale. L'assenza più grossa con cui Andrea ha dovuto fare i conti è stata quella quindi del Super Luminova. Non c'era materiale luminescente che è già molto costoso di per sé. Voi pensate che una fialetta così arriva a costare 30-40 euro a seconda della tipologia di Super Luminova impiegato. Il problema è stato risolto in maniera secondo me geniale, come Andrea anche in altri orologi ha dimostrato di saper fare con una spiccata arte dell'arrangiarsi. Ha infatti preso del materiale riflettente, lo ha mischiato con la pasta luminosa ed è riuscito a realizzare un discretissimo, oltre che molto ben fatto, quadrante full lume. Tutto questo aveva bisogno di trovare un nome che Andrea ha ricercato nella fantasia e nella storia della subacquea moderna, lo ha chiamato quindi Deep Flare. Il packaging dell'orologio è stato preparato con il solito amore che Andrea e che chiunque ama quello che fa riserva ai propri segnatempo, e infatti contiene al suo interno, oltre al cinturino tropicale rosso, che devo dire è l'unica nota stonata. Infatti Andrea, non prendertela male, ma credo che ti presenterò il mio amico Giuliano Alessi di Sicalt, perché i tuoi orologi con i suoi cinturini diventeranno una combo perfetta e inattaccabile. Oltre a questo c'è un cinturino in pelle che veste molto bene se montato sull'orologio, e inoltre la vera chicca di questo packaging è il bracciale fondo di magazzino, quindi NOS anche quello, direttamente derivante dagli anni 70 e che a me piace davvero molto, ovviamente personalizzato. A completare il corredo abbiamo un piccolissimo coltellino apricassa da orologiaio con la personalizzazione. Vedendo nel dettaglio i dati dell'orologio, che in questo caso, non essendo neanche commercializzato, vanno in secondo piano, abbiamo una cassa da 39 mm di diametro, che diventano 38 nella ghiera, un lug to lug di 46 mm circa, uno spessore di 12 mm e un passo del cinturino di 20 mm. Questo è un orologio da esposizione, non è nuovo, quindi vedrete alcuni segni del tempo, come ad esempio quelli nell'inserto della ghiera albino in alluminio con punto luce a ore 12. Un inserto che è un punto di contatto forte rispetto a quello del tag a cui questo orologio si ispira. La ghiera, come si usava fino a poco tempo fa, ha 60 scatti e non 120. 60 scatti che sono abbastanza precisi, con un grip notevole. Una delle cose interessanti quando io recensisco orologi d'epoca ma nuovi, cioè quindi new old stock come si suole chiamarli, è comparare le aspettative che abbiamo noi allo stato attuale, quindi noi appassionati che raramente porteremo i nostri orologi al mare, che ci aspettiamo uno scarto della ghiera inesistente, e le aspettative che invece avevano coloro che gli orologi subacquei li usavano davvero. E in particolare il gioco ghiera è sempre una di quelle cose che saltano all'occhio. All'interno della ghiera comunque abbiamo un vetro minerale che naturalmente usciva così accoppiato con la cassa, come prima ancora ricordo gli altri orologi che Andrea ha fatto, venivano utilizzati vetri plexiglass. Questa è una delle casse più moderne che Andrea ha utilizzato e reinterpretato per le proprie produzioni. Lente magnificatrice applicata a ore 3 sulla data. All'interno troviamo il quadrante. Un quadrante che ha una bellissima tonalità cremosa verde, indici a pallettoni a triangolo a bastone,
gli indici a pallettone sono neri, mentre gli indici a triangolo e a bastone si illuminano anch'essi oltre a tutto il quadrante, e tra l'altro con una luminova più intenso, quindi spiccano comunque rispetto al tutto il quadrante illuminato. Le sfere, che sono le classiche sfere Mercedes ma nere, riproducono quelle che usava Tag, e anche da questo punto di vista è bello notare come in un'epoca non troppo lontana Tag, Omega e altri utilizzassero tranquillamente le sfere Mercedes, che avevano una funzione, in particolare la sfera delle ore, che non era solo quella di diversificare, così come deve essere nei divers, la lettura in maniera forte rispetto alla sfera dei minuti, ma era anche quella di reggere il trizio che tendeva a sbriciolarsi, e con una struttura a stella si sbriciolava meno perché era maggiormente sorretto dalla struttura della sfera. Quindi questo era il motivo. E in un tempo non troppo lontano questo tipo di lancette erano di uso comune, adesso invece sono diventate retaggio Rolex, e tutti quelli che le usano sono evidentemente delle imitazioni, almeno secondo la lettura dei più. La corona, che si trova ore 3, è protetta da abbondanti spallette e si svita e si riavvitta in maniera molto comoda. Nel fondello troviamo le incisioni che raccontano di come questo orologio sia stato fatto. In questa versione non è presente, ma in altre versioni che ho visto online, nella tiratura molto limitata, che è tutta out of stock, che ho visto online, ci sono le specifiche del calibro Longines piuttosto che Universal Genève, che è stato utilizzato, nonostante, ripeto, sia sempre un 28-92. Rifinito però da due importantissime maison svizzere e poi rivisto da Andrea. Al polso l'orologio si indossa come ci aspetteremo da un segnatempo così compatto, sia per il lag to lag che per lo spessore che per il diametro della cassa, ed è veramente un piacere da guardare. Sì, perché quando si usano queste casse d'epoca, è tutto più sottile, tutto più fine, tutto più piccolo, avendo anche le dimensioni di altre casse attuali, cioè sembra tutto fatto in maniera più minuziosa, e quindi le si guarda con un altro aspetto, anche con una sensazione di maggiore delicatezza, ma questo è normale rispetto a degli oggetti che non sono semplicemente segnatempo. Ma avendo utilizzato dei pezzi che poi sono molto difficilmente recuperabili in caso di rottura, anche con una certa riverenza. Ma andiamo alle conclusioni. Cosa penso io di questo segnatempo e del lavoro di Andrea? Beh, c'è un'affinità elettiva tra me e Andrea, se no non saremmo qua a parlare dei suoi orologi, recensendo io solo orologi che a me piacciono. Io adoro questo recuperare elementi perduti, che siano sapere, come qualche volta faccio nelle mie recensioni, o almeno spero di fare, o che siano oggetti dimenticati che vengono riportati a nuova vita, reinterpretati e che tornano ad avere un cuore che batte. È veramente un lavoro che si affianca a quello del restauro e della conservazione, perché il restauro e la conservazione si fanno su orologi completi, su oggetti completi in genere, che devono essere riportati a nuova vita. In questo caso invece si prendono delle componenti che sarebbero sicuramente destinate alla decomposizione, ad essere dimenticate, a non essere più richieste, e vengono riportate sui nostri polsi, secondo me, in maniera pregevole. Quindi faccio i miei complimenti ad Andrea, che esorto a continuare così. Noi invece ci diamo appuntamento alla prossima video recensione.